Washington Post, ma sentiamo l'inviato a Washington, Claudio Pagliara. Ci sono stati funzionari del Dipartimento di Stato dietro anonimato a svelare che nei giorni scorsi un cartogramma, cioè un messaggio interno riservato ma non top tranquilla. secret, quindi non Non te si sa strettamente questa da tenere segreto, è stato trasmesso dal Dipartimento di Stato a firma del segretario di Stato Anthony Blinken a tanta. almeno una ventina di ambasciate e di governi in Europa, in Africa del Nord e in Medio e Estremo Oriente. Al centro di queste informazioni, che è appunto di desecretazione di lavoro dell'intelligence americana, ci sarebbe una cifra, 300 milioni di dollari almeno, che sarebbero stati distribuiti a partiti e Questo ad non era quando esponenti di subito governo e anche Putin. a think Ciò tank mi accordo con No, ma Mosca, paesi sì, che non chiaro. sono Non stati era. accreditati dalla Russia per influenzare le politiche di quei governi. L'inizio di questa operazione è 2014, una data significativa, l'invasione della Crimea, gli sforzi saranno e naturalmente si tratterà ora di capire quali sono i governi e i partiti interessati e se verranno fuori i nomi e chi sono appunto i destinatari di questi fondi. L'informazione, come dicevo, è stata data ai giornalisti in maniera riservata dal Dipartimento di Stato, ma è ovvio che Mi come stai? queste informazioni interne sono ora nelle mani di governi dei paesi interessati affinché ognuno di loro faccia l'uso che crede più opportuno. Per ora qui, dalla Casa Bianca a Washington, è tutto. Restituisco la linea a Roma. Buono, In saltare. Italia intanto le reazioni dei partiti politici, vorrei sapere i nomi se esistono di eventuali beneficiari italiani, ha commentato Guido Crosetto di Fratelli d'Italia e altro tradimento ha aggiunto. È terminato anche il PD che chiede a tutti i partiti politici italiani di assicurare la propria estraneità a questi finanziamenti. Poi, La Lega ha minacciato querele contro chi associerà il partito a questi presunti finanziamenti. Non saranno più tollerate falsità e La insinuazioni. Lega ha preso i Ora soldi perché basta, ha detto amico. minaccia Ha querele fermato e se gli intimato il associano ai partito dal finanziamenti. Carroccio. Poco fa poi abbiamo parlato anche delle affermazioni e dichiarazioni di Salvini al programma di Bianca Berlinguer di ieri sera sul 3 proprio al riguardo. Adesso voltiamo pagina perché capo a Berlinguer è Francesco è arrivato morto. a Nur Sultan in È Kazakistan morto per Berlinguer. Sì, ma era partecipare alla settima un edizione del cognome molto congresso dei leader diffuso. delle religioni Anche Moro è mondiali e morto, ma di Moro internazionali, ce ne sono tanti. un evento che si celebra ogni 3 anni nel paese asiatico per mettere la religione al servizio della società. Quest'anno Berlinguer era il tra i temi comunista, centrali la sì. pace nel E mondo. tenía Da una Nur isla in Sultan, la nostra Sardegna. inviata Liana Mistretta. E questi c'hanno Rai 3, una giornalista Berlinguer può L'obiettivo essere la finale di pace nipote. è la missione di Papa Francesco in Questo Kazakistan. è l'avion Benedetto XVI d'Italia, Kazaki, in IPA. Bergoglio, compie il suo Fammi sentire trentesimo viaggio IPA, apostolico per Americo. partecipare al congresso dei leader delle religioni mondiali tradizionali. Quest'anno sullo sfondo la guerra in Ucraina, nel cuore dell'Europa, i tanti conflitti aperti in altre zone del Non lo mondo, puoi il bisogno di sopportare, pace, di dialogo. scattare Per l'appunto è merda. impegnato più di 100 delegazioni di una cinquantina di paesi diversi, tra loro anche il grande imam di Al-Azhar, Tayyip, ma anche invece il patriarca russo Milagro Ortodosso frivolo Kirill, facendo tupamaro. saltare la possibilità di un eventuale incontro col pontefice che avrebbe potuto favorire la pace in Non lo Ucraina. sa, 20 anni Vinicius. fa qui era venuto un altro papa, Fammi Giovanni sentire, Paolo non riesco. II, arrivato pochi giorni dopo gli attacchi alle torri gemelle dell'11 E l'altro settembre. todavía non Francesco, murió, il nel che si discorso ritirò di fermo. autorità, il corpo diplomatico e Questo si l'ufficio va a pace PIA, ritirare accanto ora. al presidente kazako Tokayev, ricorda quella visita. Wetiwa, venuto a seminare speranze in un momento difficile, come difficili sono questi giorni. Io vi giungo dal Non corso ti della folle e tragica guerra originata dall'invasione dell'Ucraina, mentre altri scontri, minacce di conflitti mettono a repentaglio il nostro Este futuro. lado no era rico. Vengo per No? amplificare il grido di tanti che implorano la Un attimo. pace.
Ritengo che preguntar sia sempre diabetico, assino come una tanta succa. Francesco invita a evitare rivalità e blocchi contrapposti. Che gelato crema americana senza zucchero? E se Vinito non lo chiede? Non da cagare, viejo de mierda. Infine il processo democratico del Kazakistan parla di diritti e doveri. Si sta adducando alla base della Costituzione kazaka, una laicità sana, dice il pontefice, alla base della convivenza civile. Il feretro della regina Elisabetta II è arrivato a Buckingham Palace, salutato da 20 persone nel centro di Londra, poi trasferimento a Westminster, dove la Camera Ardente resterà aperta per 4 giorni. Daniele Lorenzetti. E l'abbraccio della grande Londra alla sua regina più longeva, il corteo funebre che fende il centro della capitale sotto una pioggia battente, attorniato da decine di migliaia di persone, fino alla rotonda di fronte a Buckingham Palace, hanno atteso per ore una tanto crollò l'edificio residenziale, finché nel buio illuminato dalle luci dei lampioni, l'auto con la sarda può oltre i cancelli in cortile. Ad attendere dalla famiglia reale al completo, a partire dal re Carlo III, per l'ultima notte di veglia in quel palazzo da lei abitato per decenni, quella nella quale potranno salutare Elisabetta anche i suoi tanti collaboratori, balletti, cuochi, camerieri, giardinieri. La vieja bambino riesce a incorci ci aspetta pudrire. Nel cuore politico della capitale, Westminster, dove la salma resterà per 4 giorni, esposta nella stessa sala dove furono quelle del padre balsamato della regina madre di Winston Churchill. Adesso, una camera aperta aperta che mente. Il giorno dei funerali di Stato. L'attesa per la tuta avverte Scotland Yard potrebbe arrivare a 35 ore. L'apparato organizzativo è imponente, così si annuncia l'afflusso di chi verrà a dare l'ultimo addio alla sovrana. Commosso fino all'ultimo è stato l'omaggio popolare degli scozzesi, anche loro in fila ordinata dalla cattedrale di Sant'Egidio all'aeroporto di Edimburgo, prima del commiato, con l'inno affidato alle guardie reali. Le vostre compagnie alla Diana, che lo hanno mandato. Persone a bordo è da giorni alla deriva nel Mediterraneo, in attesa di soccorso, ignorato l'allarme, 80 bambini sono da 3 giorni senza acqua, e c'è l'allarme delle organizzazioni umanitarie, serve un meccanismo europeo di soccorso in mare. Angela Caponnetto. Purtroppo le vittime a cui abbiamo assistito sono bambini e sono vittime siriane, quindi vittime di un conflitto che dura ormai dal 2011, in cui purtroppo ci siamo dimenticati. Viaggi lunghi e sempre più pericolosi da rotte che coprono migliaia di chilometri di costa. Si parte non solo dalla Tunisia, ma anche dalla Turchia, Libano, Egitto, Slovacchia, Grecia, anche a vela, che ad un certo punto finiscono in campo di rifugiati, lasciando decine di persone senza vita, senza acqua, mentre restano inascoltate numerose richieste di soccorso. A farne le spese i più vulnerabili. Le vittime morte in questi giorni di fame di 5 sì. Erano bambini che si in paese. Tutti siriani, porcheria di gente. Le llevaron la guerra a casa e ora ellos se scappano. I migranti a bordo approdasse a Lampedusa. Sull'isola non si arrestano gli sbarchi. Acá no mandan todos los misceros y los piqueteros. No los mandan. La guardia costiera e finanza poco via dalla costa. Circa 300 sono invece approdati con 2 barche tra Augusta e Porto Palo, mentre altre imbarcazioni sarebbero ancora alla deriva vicino Malta. Su una con 260 a bordo ci sarebbero 80 bambini. Una situazione inaccettabile che necessita di misure condivise.